Ed eccoci all'azione del rigore, 25esimo. Renica ferma con la mano un pallone spiovuto in area, apparentemente senza pretese. L'arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri Ferrari conferma le sue doti di rigorista. Dopo la sospensione è di nuovo Scanziani ad aprire le ostilità. Castellini intercetta la sua staffilata, poi arriva a Casagrande e la palla attraversa in parallelo con la linea bianca tutto lo specchio della porta. Un campanello d'allarme, i napoletani però sembrano non sentirlo, fanno male. Mancini così, tutto da solo, dal limite, porta il risultato in parità.